Il pensiero è che è una situazione già vista e rivista, già successa con Francesco e adesso si è ripetuta con Daniele. Dispiace perché è un pezzo di storia, un altro pezzo di storia che viene in qualche modo allontanato e niente, questo è un po', bisogna però anche stare a quello che sono poi state anche le dichiarazioni di Daniele stamattina nella conferenza stampa. Sono state chiare, sono state molto chiare e dispiace di più. Credo che come carriera sia stata eccezionale quella di Daniele, come lo è stata quella di Totti. Quindi sono stati profeti in patria. Dispiace, ecco, che nel momento in cui poi magari si avvicina clamoroso, diciamo, addio o comunque ritiro, si viene trattati in un modo particolarmente freddo. Poi Ah, io differenza. intanto il mio era una presidenza, era una proprietà, diciamo, che era sul posto, che era romana, era con Sensi, e comunque sì, anch'io ho avuto un trattamento più o meno simile, nel senso che è stato un distacco freddo per quanto riguarda i rapporti tra me e il presidente dell'epoca, però non ha nulla a che vedere, insomma, con questo. Questo è un altro calcio, un altro tipo di considerare le società come aziende, quindi non me la sento di accostarlo molto a quello che poi è stato l'addio oggi di Daniele. Ecco, ma secondo lei a che cosa è dovuto questa crudezza da parte della proprietà americana nei È confronti dei... dovuto al fatto che non viene riconosciuto, non viene sentita, non viene evidenziata la romanità o comunque l'affetto e il calore che un capitano, un giocatore che comunque è nato nella Roma, riesce a trasmettere ogni volta entra in campo. Lo si accetta finché magari ha un'età, no, longeva. Poi però nel momento in cui viene a volte a mancare questa longevità, allora si preferisce magari optare per giocatori più giovani, e questo secondo me è sbagliato, perché soprattutto in questo momento io credo che c'era bisogno di una figura come Daniele, all'interno dello spogliatoio, all'interno di una squadra che si presume sia prossimo anno giovane.